Ringrazia Gesù perché è accanto a te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata, carissimi amici. Accogliamo anche oggi il Vangelo che ci propone la liturgia di oggi, martedì della prima settimana di Avvento, che è Luca 10, 21, 24. In quella stessa ora, Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E rivolto ai discepoli in disparte disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». Amen. Carissimi, oggi è il Vangelo di Luca che ci accompagna in questo giorno, quando Gesù, pieno di gioia, esulta nello Spirito Santo e parla al Padre in un modo diretto, confidenziale, dicendogli: «Grazie, o Padre, perché tu hai nascosto queste cose. Hai nascosto il Vangelo, la buona notizia, ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli». Innanzitutto, quando Gesù dice e parla di queste cose, sta parlando concretamente della sua presenza. Sta parlando del regno di Dio, che da Gesù fino a noi oggi è in mezzo a noi. Sta parlando di un fatto concreto, non sta parlando di idee. E manifesta anche una cosa davvero importante per noi cristiani. Dio si mostra a coloro che sono i piccoli. Dio, il suo regno, viene rivelato a coloro che si fanno piccoli, che si mettono in questo ascolto, in questa disponibilità. Abbiamo visto ieri l'esempio del centurione che, andando da Gesù, si è umiliato dicendo: «Non sono degno che tu entri sotto il tetto della mia casa, ma di solo una parola e il mio servo sarà guarito». Farsi piccoli significa avere stima di Dio, elevarlo, innalzarlo nella nostra vita, sopra le nostre capacità, sopra i nostri pensieri. Avere stima di Dio significa confidare nel suo progetto. Perché Dio invece dice: si nasconde ai sapienti e ai dotti. Chi sono questi sapienti e dotti, se non coloro che pensano, credono di conoscere la via, di sapere dove si è diretti? Credono che da soli ci si salva, che Dio è un soprammobile inventato dall'uomo religioso. Credono nell'umanità, nell'uomo perfetto, nell'intelligenza, nel proprio ego che si erge al di sopra di tutto e di tutti, anche delle religioni, perché domina. Questi sono i sapienti e i dotti, coloro che resistono all'annuncio della venuta di Gesù, all'annuncio della sua presenza, all'annuncio della salvezza operata da Lui e non da noi. Ecco allora, in questo avvento, fratelli e sorelle, mettiamoci alla presenza di Dio, ringraziandolo perché Lui si manifesta a noi, che lo cerchiamo, che siamo i Suoi piccoli. Ecco che Gesù poi
ai discepoli, i piccoli, dice: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. E i discepoli lo hanno visto, hanno incontrato Gesù, hanno sentito, udito la sua chiamata e sono andati dietro a lui. Hanno lasciato tutto. Hanno messo al primo posto il Vangelo del Regno. Gesù dice: beati voi, perché vedete cose che altri profeti, re, avrebbero voluto vedere, ma non lo hanno visto. E state ascoltando parole di vita eterna che altri vorrebbero e avrebbero voluto ascoltare. Quindi abbiamo un privilegio. Prendiamo questa coscienza che Dio si è manifestato a noi, si manifesta a noi, è al nostro fianco, è con noi. Quando noi apriamo gli occhi, quando deponiamo il nostro ego, la nostra superbia, le nostre certezze e ci fidiamo di Lui sopra ogni cosa. E allora preghiamo insieme il Salmo 71 di oggi. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna, perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. O Signore, anche noi oggi veniamo a Te, chiedendoti la pace, invocando la Tua presenza nella nostra vita. Vogliamo avere fiducia in Te, Signore. Vogliamo vederti con i nostri occhi, ascoltare le Tue parole con il nostro cuore. Riempici di Te, o Signore. Concedici di vivere nella pienezza del Tuo Spirito Santo oggi e donaci di essere liberati. Donaci di sperimentare la Tua liberazione in tanti ambiti della nostra vita. Vieni, o Signore Gesù, che i nostri occhi sappiano vederti, vivo e presente. A Te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, ecco lo slogan di oggi: ringrazia Gesù perché è accanto a te. Ringraziamolo, benediciamolo, perché lo possiamo vedere e possiamo ascoltare la sua parola da annunciare anche agli altri. Grazie per avermi accolto. Un caro saluto da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella. A domani, ciao!